Secondo round stagionale sulla bellissima pista del Mugello, dove l'Alfa Romeo parte dalla pole position e l'Audi è costretta di nuovo a inseguire. Brutta partenza per Giovanardi, che viene scavalcato dalle due Audi, e Wendlinger va all'attacco interno di Roberto Colciago. Ancora un aspetti al comando con De Simone, che si trova subito ai ferri corti con Giovanardi, che con questo sorpasso alla curva Bucine con il conseguente contatto danneggia l'anteriore della sua Alfa ed è costretto a rientrare ai box. Quindi il ruolo degli inseguitori per le due Audi A4 di Dindo Capello, che cerca di agguantare la scia del grintoso romano. Nuova sportellata per il nuovo arrivato, ottimo nel ruolo di scudiero. Ecco i problemi che inizia a denunciare la 155 di Giovanardi all'inseguimento della BMW di Naspetti. Purtroppo Giovanardi è costretto a rientrare ai box e Dindo Capello conquista la seconda posizione davanti a un De Simone che non ci sta e innesca questo tamponamento che porta fuori l'Audi A4 e autoelimina anche il romano. Nuova vittoria per Naspetti davanti a Colciago, Wendlinger e Tamburini. Colpo di scena in gara 2 con Emanuele Naspetti, che con problemi alla frizione decide di partire ultimo sullo schieramento di partenza insieme a Piedone Giovanardi. Al comando è Colciago, inseguito dal debuttante Antonio Tamburini, che ha collezionato un ottimo quarto posto in gara 1. Colciago tallonato da Wendlinger ed eccezionale recupero di Giovanardi, che in poche battute dall'ultima posizione dello schieramento di partenza conquista il primo posto. Capello con Tamburini si porta dietro nella scia il grintoso Emanuele Naspetti, che riesce a recuperare fino al terzo posto scavalcando Colciago, attaccato da Antonio Tamburini che colpisce il lombardo che finisce di traverso e obbliga anche De Simone a finire fuori alla S Scarperia Palagio del tracciato toscano. Con Giovanardi primo, Wendlinger secondo, si riaccende il duello Audi BMW tra Dindo Capello ed Emanuele Naspetti, che passa all'interno con questa staccata alla curva Bucine e prosegue così la sua cavalcata verso il gruppetto di testa, mentre Antonio Tamburini in piena velocità a 250 km orari a questo brusco contatto con il coriaceo Carl Wendlinger. Nuovo colpo di scena per Dindo Capello, costretto a finire fuori con un pneumatico afflosciato per un banale guasto meccanico. Secondo stop stagionale dopo Monza per il campione in carica e vittoria per Giovanardi davanti a Naspetti e al rientrante Antonio Tamburini.